Buongiorno a tutti. Per il nostro appuntamento consueto dei video flash dedicati alla medicina dolce e naturale, vi lascio in compagnia del dottor Luigi Torchio, medico studioso di medicina naturale. Vi suggerisco di prestare attenzione ai suoi utili consigli e vi auguro una buona visione. Buongiorno a tutti, oggi per la nostra consueta rubrica su medicina dolce parleremo ancora di alimentazione. In particolare parleremo di alimentazione vegetariana che come sappiamo porta tutta una serie di vantaggi per la salute, soprattutto se viene portata alla sua, diciamo così, estrema pratica che è l'alimentazione vegana. Per chiarire immediatamente, normalmente la persona che si definisce vegetariana elimina la carne, elimina il pesce, mantenendo generalmente i latte derivati e le uova e sostituendo carne e pesce con legumi che devono essere consumati in mix per poter fornire tutti gli aminoacidi necessari e derivati macrobiotici, tempeh, tofu, seitan, mopur, eccetera, eccetera. Ma già nei legumi noi abbiamo una fonte di proteine vegetali più che sufficiente quando li consumiamo appunto con regolarità e soprattutto, ripeto, in mix per poter avere tutti gli amminoacidi. L'alimentazione vegetariana può portarsi oltre, ovviamente possiamo poi eliminare le uova per esempio, oppure possiamo eliminare il latte e i derivati. Nel momento in cui eliminiamo le uova e il latte derivati, diventa un'alimentazione vegana, cioè che non ha più prodotti di origine animale. Oggi è dimostrato scientificamente che un'alimentazione vegana, sapientemente condotta e corretta, è la migliore sia per il dimagramento, sia per la cura e la prevenzione di tutta una serie di patologie, in particolare la sindrome metabolica, che è caratterizzata dalla presenza di diabete, pressione alta, ipercolesterolemia e iperuricemia. Diciamo soltanto che l'alimentazione attuale porta ad un'acidità metabolica per l'eccessivo consumo di zuccheri e prodotti animali come la carne, che obbliga il corpo a cercare sostanze basificanti all'interno e l'unico deposito delle sostanze basificanti nel nostro corpo, che sono fosfati e bicarbonati, sono le ossa. Quindi, andando avanti con il tempo, un'alimentazione occidentale di questo tipo porta a un aggravamento dell'osteoporosi, oltre a una maggiore incidenza di tumori. Perché anche il latte derivato e le uova dovrebbero essere limitate? Perché il latte derivati contengono tantissimi fattori di crescita, perché il latte è un alimento di crescita, l'uovo è una cellula ed è anche quindi pieno di fattori di crescita che devono fare crescere questo pulcino all'interno. Questi fattori di crescita non sono più utili ad una certa età, specialmente in persone che hanno una minima predisposizione ad avere cellule tumorali o persone che hanno anche forme benigne come il fibroma all'utero o l'adenoma alla prostata. In questo caso l'eliminazione dei fattori di crescita contenuti in questi cibi sicuramente può dare un beneficio e le statistiche oggi ci danno ragione. Dal punto di vista del consiglio veramente pratico, ricordatevi che l'alimentazione vegana necessita di una supplementazione di vitamina B12, che è una vitamina di superficie che sta sulle piante, sulle verdure che vengono lavate e quindi va via, quindi il vegano deve controllare la B12 e assumerla possibilmente per somministrazione sublinguale. Non dovrebbero esserci problemi nel vegetariano, ricordatevi che le verdure, ma soprattutto i legumi, sono pieni di ferro e anche queste carenze generalmente non ci sono, a meno che la persona non sia anemica, ma questi sono casi particolari. Ricordo ancora che questo tipo di alimentazione deve essere fatta dus manu, e cioè con una partenza molto molto tranquilla, cercando prima di introdurre le cose, prima ancora che togliere poi la carne, il pesce o il latte derivati. Quindi incominciamo a introdurre i legumi, i cereali integrali, che sono fonte di carboidrati, soprattutto i cereali, e fonte di proteine i legumi. E rappresentano quindi il nostro primo e secondo piatto. Iniziamo a sostituire poco per volta i prodotti di derivazione animale, osservando le reazioni del nostro corpo, ovviamente informandoci, facendoci seguire da un dietologo esperto, in modo che questa trasformazione possa darci quello che ci promette, cioè dei grandi vantaggi per la salute.
Tante persone hanno risolto problemi di obesità, hanno risolto problemi di depressione, tanti disturbi che sono proprio correlati allo stile di vita purtroppo sbagliato che abbiamo oggi in Occidente. Per oggi è tutto, abbiamo dei tempi brevi, ma ritorneremo con degli approfondimenti. Io vi auguro buona navigazione e vi saluto. Buongiorno a tutti.